Natale si avvicina, prende avvio la corsa al regalo, ma cosa compreranno gli aretini, cosa stanno cercando e soprattutto quanto spenderanno per questo Natale 2016? Cerco di farne sempre meno. A chi? A tutti. Bambini, adulti. Ma entrano i bambini, loro no, loro non ci si guarda. Io per la mamma e per la mia sorella e basta, gli farò un bella sorpresa. Quanto spenderà per questi regali di Natale, più o meno degli anni precedenti? Più o meno uguale come gli anni precedenti, 200 euro fra tutti. Alle solite persone, amici, famiglia. Sempre gli stessi. Sì. Come tutti gli anni. A nipoti soprattutto. Prendete un po' più, un po' meno degli anni precedenti, secondo le stime 350 euro a famiglia. E penso che sarà anche qualcosa di più. Iniziata la corsa al regalo, come vanno le vendite questo Natale 2016? Ma diciamo bene, è iniziato bene anche per noi, vedo che la gente viene a acquistare, quindi siamo abbastanza contenti. Per ora siamo in linea con l'anno scorso, diciamo. Speriamo che si superi, ma non credo di molto, se succederà, se ci sarà un aumento non sarà significativo secondo me. Sta cominciando ad andare lentamente perché tanti motivi e poi il pubblico sta comprando online e noi vendiamo online tantissimo e adesso stanno arrivando anche in negozio. Cosa cercano gli aretini? Senti, per ora capi per regalare sono le pellicce, gli abitini, comunque ancora non è partita la corsa al regalo, insomma. Quanto spendono più o meno dell'anno scorso? Questo è difficile dirlo, Sicuramente c'è molta più attenzione, più determinazione, se l'oggetto vale c'è disponibilità anche a investire, a fare un acquisto importante, forse più per le cose utili che per le cose futili.